Forza! Ferma! Che fai? Che fai? Sei pazza! Delfina! Amore mio, stai bene? Stai bene. Che colpo ti hanno dato? Delfina, amore mio, come stai? Ti prego, parlami. Sì, io sto bene, caro. Mi spieghi perché stavi lì con quel mattarello? Pensavo che ci fossero i ladri, volevamo difenderci, eravamo spaventati. Non ce l'hai una scusa migliore per spiegare quello che hai fatto? Ma è la verità, abbiamo visto delle ombre in giardino e poi abbiamo sentito dei rumori e lei ci voleva difendere. Proprio così, volevo difenderli. E voi perché siete entrati dalla porta di servizio? Siamo entrati da lì perché non avevamo le altre chiavi. Siamo venuti a prendere l'antiallergico di Delfina. Sì, per favore, l'antiallergico, portamelo e chiedilo a Sofia, babba. Ma prima dobbiamo occuparci di questo brutto colore. Lo preferisco incretinire piuttosto che avere un segno sulla faccia, ti prego, portamelo. Dov'è? Lo prendo io questo antiallergico. Nel bagno della camera ed una scatolina, ma portamelo tu. Io non voglio che lei entri in camera mia. Ma perché non vuoi? Perché Flor non può entrare in camera tua? Perché mi voleva ammazzare! Perché ha riempito la macchina di piume mentre entravo in cucina e mi ha colpito con quella alla testa! Lei mi vuole uccidere, una pazza assassina! Cosa? Non si permetta più di dirlo, Delfina! Ma sentila! Oltretutto fai anche l'indignata! Tu mi capisci, vero amore mio? Sì, certo. Hai vinto, no? Certo. Adesso come fai a difenderla ancora? Stai tranquilla. Tranquilla. Delfina, che cos'hai? Che succede, amore mio? Che grande! Non riesco a respirare, per favore! Vado, sì, vado! Mi dice di quale piume parla? Le giuro che non ho chiudi fatto niente! Chiudi quella bocca e sparisci dalla mia vista, assassina! Non guardarmi così! Se continui a urlare, esploderai. E non voglio perdermelo per nulla al mondo. Se non la portiamo in casa, ma dove la mettiamo? Sotto la tettoia, al lavatoio, dove? Sono appena arrivati Federico e Delfina. Facciamola sedere qui. Ma se sta male bisogna portarla all'ospedale, dammi ascolto. Sì, lasciamola seduta qui. Senti, io ti confesso che non ho le idee molto chiare, ma qualcosa dobbiamo fare per questa donna. Te lo chiedo, ascoltami, per favore. Bata, ascoltami. Se fra 10 minuti non entra, la vengo a prendere. Solo che nessuno deve sapere che è stata colpa mia. Sì, sta tranquilla. Dopo però dobbiamo fare qualcosa. Andiamo. Raul, a te piace molto Nata? Diciamo quanto a te piace Gonzalo. E io ti piaccio un po'. Sofia! Oddio, Federico! Se ti vede qui mi uccide! Corri, vai! Vado! Corri! Non so niente di quelle piume, non so di che cosa parla. Io non ti ascolto, qualcuno le avrà pur messe quelle piume. Io che c'entro, non mi sta simpatica, ma da questa cercare di ucciderla ce ne corre. Basta. Non mi crede, eh? Tieni faccia su, dai, sbrigati. Vai, corri. Signor Federico, le giuro che non ho fatto niente, io non c'entro. Dove sono quelle pasticche? Ma cosa fanno Sofia e Malala? Ma perché davvero crede che sarei stata capace di mettere quelle piume, di compiere una simile malvagità? Lo giuro, su mia madre, non ho fatto niente. Florencia è molto grave, le si chiudono i polmoni e non può respirare. Se non trovo quelle pasticche ci vuole un'ambulanza. Ah, che esagerato, un'ambulanza, signor Federico. Ma se l'ho appena sfiorata con il mattarello. Eravamo spaventati, pensi se avessero fatto del male ai ragazzi. Pasticche antiallergia, sono queste? Sì, sono queste. Sono queste, grazie. Bene. Senti, io credo a quello che mi hai detto, ok? Ora sono convinto che non hai fatto niente di male. Faccia, stavo andando via, ma dov'eri? Eravamo di sopra, stavamo chiudendo le finestre. Amore mio, lo sai che non posso stare senza di te. Neanch'io. Oh, Maya! Devi farmi un favore, fai finta di non avermi visto. Dillo anche ai tuoi fratelli che non mi hanno vista, che stavo girando in pigiama o qualcosa del genere. Grazie, a domani. Ma che cosa, è pazza? Non solo lei, sono tutti pazzi qui dentro. Dai, andiamo a casa. È la fine di tutto, ragazzi. Perché? A Delfina è venuta un'allergia e così sono tornati. È meglio andarcene. Sì, spariamo. No, andiamo a chiuderci nella sala giochi, così possiamo finire il film e il resto. Che vuoi fare? È meglio lasciar perdere. Andava così bene la serata, se scopro quello che ha messo le piume, io lo... Quali piume? Ma che succede in questa casa? È diventato un manicomio! Oh, basta, ne ho già prese due, diventano troppe. È l'unico modo che conosco per farvela passare subito. Sì, però acqua! Queste le prendo... Adesso basta, cara. Ecco l'acqua. Allontano da me, assassina! Dalle me. Dai pure me. Grazie. Oh, grazie, amore mio. Di niente, tranquilla. Credo che mi verrà un verdoccolo. Voglio sperare che non sia niente di grave, no? Sta tranquilla.
Mi potete spiegare ora quella storia dei rumori e delle ombre? Ma andiamo ancora con questa storia, ma quali rumori, per favore? Questa è la scusa che quella là ha inventato per farmi fuori! I ladri, ladri, eccoli! Ferma, 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 che vuoi fare? Fermati! Oh no, per oggi ne ho avute abbastanza. Ma insomma, che ti succede? Stai su! Baba! Smettila di rubarmi il ruolo di protagonista! Stai su, Io non ci posso credere. Perché? Perché hai riempito la nostra casa di pazze esterne? Maya, te lo chiedo per favore, non è il momento! Hai ragione, non è il momento. Allora io vado a dormire quando una di queste due sarà completamente fuori di testa. Avvisami! Ben detto! Ben detto! Zitta. Buongiorno. Buongiorno. Come sta la sua fidanzata? Male. Male, ancora male, ha molte bolle. Spero venga fuori il colpevole. Sì. Sì, spero solo che non sia punito in modo pesante per un crimine così piccolo. Una spatataggine può capitare a chiunque, no? Cioè, il mondo è pieno di poveri innocenti condannati e non lo so. Di cosa parli, Flora? Di che parli? No, di niente. Niente. Io vado. Perché è così pazza? Perché... Oddio. Buongiorno, signore. Buongiorno, signorina. Già fatta colazione? Sì? Bene. Allora, vieni che voglio parlare un momento con te. Vieni, non aver paura. Devo dirti che... ancora qualche documento, ma voglio che tu sappia che da oggi puoi... considerare questa come la tua casa e noi come la tua famiglia. Contenta? Flor, perché non ci porti a scuola? Perché non posso. Oggi è una giornata molto movimentata. Non posso. Ah, per colpa di Roberta. Cosa hai detto? Io? Niente. Andiamo, andiamo. Vai, ciao. Altrimenti arriverai tardi. Se Federico lo scopre, ti sbatte in mezzo alla strada. Dai, piccolo, sbrigati, che fai lì? Vogliamo andare? Federico, posso venire allo studio con te? Perché? Tu devi andare a scuola. Ho bisogno di dirti una cosa molto importante. Molto. Thomas, ti prego, sbrigati, perché stai facendo tardi a scuola. Beh, sai, io prima di tutto ti volevo dire... Ciao. Scusate, sono entrata perché Flor mi ha chiesto di portare questi. Va bene, metti pure lì, grazie. Robertina, c'è qualcosa che non va? No, no. Il fatto è che quando viene il freddo mi vengono dei dolori, ma solo con il freddo. Davvero? Allora dovrò farti visitare. Sarà per tutto quel freddo che hai preso in mezzo alla strada. Va bene. Vuoi per me? No! Thomas! No! Thomas, no! Ma che ti succede? Che sta facendo il mio bambino? No, non mi sta facendo niente. Ho avuto un incubo. Ora basta, Thomas. Parla, perché è tardissimo. Ecco, non devi dare la colpa a nessuno per quello che è accaduto a Delfina. Perché ce l'hai messe tu, quelle piume? No! Perché un angioletto come lui avrebbe fatto una cosa simile? Per farci tornare a casa prima, semplice. Ma per favore, se fosse per lui, vi manderebbe in Giamaica per una settimana. Che intendi? Chi? Tu. Ho detto qualcosa? Non ne posso più. Insomma, per quale motivo avete tirato fuori l'argomento? Voglio sapere chi ha fatto quello scherzo. Parlate! Non guardi me, non ho la sfera di cristallo. Andiamo, andiamo, se no Martin mangia tutta la tua insalata. Senti, io ti aspetto ancora un minuto qua di fuori. Se non vieni, sai quali sono le conseguenze. Ora devi andare. Ci vado. Ciao. È meglio, altrimenti Martin si trasformerà nell'incredibile Federico Hulk. Ah, santo cielo! Che hai fatto? Hai cambiato look? Perché non si vede? Maya, vi accompagna Pedro perché si è fatto tardi. Non vado a scuola e non mi sfottere. E dove vai? Che combini, Maya? Che ti importa, scusa? Maya, scala una marcia, vieni qui, non puoi continuare così. Non ti mischiare, tu hai la tua vita e io la mia, ok? Che testarda. Insomma, che diamine? Si può sapere chi ha sbattuto in questo modo la porta?
È stata Maya, è arrabbiata. L'ho ripresa perché stava facendo tardi a scuola. È terribile quella ragazza. Io non so più che cosa fare con lei. Lo so. Dico sul serio, non so davvero cosa fare con quella ragazza, Nicholas. Tu stai un po' meglio? Sì, sì, sto un po' meglio. Bene. Magari per domani mi è passato tutto. Riguardati un po'. Sì, sì, sta tranquillo. Federico, caro. Malala. Aspetta, non andartene. Volevo chiederti un piacere, se è possibile. Tu sai che con l'eredità bloccata io non ho neanche un soldo. Stai tranquilla, è una cosa di cui abbiamo già parlato. È tutto a posto. Io mi sento tanto a disagio. Con me non devi sentirti a disagio, caro.